amica, quanto la odio. Tutto il giorno così poi questi malati di mente, lo sai? Bellissimo. Mamma mia, come li odio i cubani. Sta finta felicità, poi che cazzo c'hai da ridere che hai mangiato riso e fagioli tutta la vita? Però è da ammirare. Ma cosa da ammirare? Cioè, allora, qua la cosa che noto è che anche il lavapiatti, è felice. Quando va a lavorare è felice e canta. Ok, grazie al cazzo, scusa, la media degli stipendi è tipo il quadruplo di quello che guadagnano in Italia. No, no, il lavapiatti no, il cameriere guadagna abbastanza, comunque la vita costa tanto. Però il lavoratore è felice. Il cameriere guadagna anche 9.000-10.000 dollari al mese solo di mance, quindi scusa. Sì, ma ne spende 50.000 di bamba. Cioè. No, no, la no, metà no, dei camerieri, ma io mi sono fatti. Sentite, allora, c'è una ovviamente è soltanto una proposta, però sì, pare che vogliano togliere finalmente il bollo dell'auto, che è sempre stata considerata una roba allucinante. Sono andato a pagarlo stamattina, pensa a parte questo, però poi leggi bene la notizia e dici, cazzo, finalmente, una roba intelligente. No, cosa fanno? Aumentano le accise sui carburanti di 15 centesimi. Ma scusa, allora, le accise già sono una roba insulsa, perché stiamo pagando delle robe che non andrebbero più pagate, perché ormai sono passate, robe del 43, ma 46. Anche prima, del 39. Ecco, allora, io dico, certe cose si spera che siano state risolte, o comunque sono state risolte, sono le prove. Perché continuiamo a pagare delle tasse su ogni litro di sta cazzo di benzina per robe che non servono a niente? Allora, abolisci magari delle accise che non servono più, che non sono più attuali, e ci inserisci sti 15 centesimi circa più o meno per ogni litro. Io ho una domanda, scusa, non ho capito bene, magari sono io che sono ignorante in materia, ma non ho capito perché in autogrill, in autostrada, la benzina costa 15-20 centesimi in più che nei distributori sulle statali. Paghi tutto il servizio, paghi il fatto che hanno ristrutturato. Ma no, hanno ristrutturato il benzinaio per te. Non è quello, Marco. È perché tu, se fai benzina in autostrada, hai veramente bisogno di benzina. E quindi ti inchiappettano, amico mio. Mentre in città ci sono ovunque. Cioè, guarda, allora anche l'acqua. Si chiama, infatti l'acqua costa di più in autogrill, okay, perché non costa, dovrebbe costare normale. Ma questo, no? Se la porta da casa della Lidl, non lo conosci? Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Però Paolo mi stava raccontando prima, dammi la base un attimo, Paolo Noyes che indaga. E ieri sera ha guardato Report, cioè sei a Miami e lui guarda Report. Ah, vabbè, no, però ragazzi, cioè, io lo so, la gente quando guarda Report come non fa a uscire di casa con una mazza da baseball a farsi giustizia da solo. Ma contro chi? Contro cosa? Allora, no, ieri vedevo questo servizio, adesso purtroppo non sarò precisissimo perché non mi ricordo nomi. Minchia Pippo, sei di una bravura mi sento la Gabanelli in questo momento. Sì, stavo parlando del Gotha di Trenord, no? Che ha fatto delle ruberie ma allucinanti. E chi ha scoperto il pozzo e lo stagno di merda che stava dietro a questo casino, che erano persone pagate da Trenord per scoprire se c'erano delle cose che non andavano bene nei ragazzi giovani, tra l'altro ragazzi giovani che avevano voglia di fare incorruttibili, hanno provato a dirgli no, lasciate stare, non scoperchiate il bubbone. Loro sono andati imperterriti avanti con questa indagine. Il Gotha, il grande capo di Trenord, il figlio giocava online. Sì, allora giravano con le macchine pagate da Trenord, che non dovevano. No. Okay. Questo addirittura giocava sui giochi online, hanno fatto un buco di 400.000 euro, di soldi di Trenord. Trenord, ricordiamo che fornisce un servizio agghiacciante, ci sono i pendolari che non riescono a salire sul treno. Perché dovrebbero essere 8 carrozze negli orari di punta, invece sono 3. Per farla breve, cosa è successo? Questi ragazzi che hanno indagato e hanno scoperto il bubbone. Cosa gli hanno fatto? Gli hanno dato un premio? No, li hanno licenziati. No, ma tu ti rendi conto? Cioè, una roba. No, vabbè, ma è una roba. Ma allora ti passa la voglia, è normale, no? Se tu cerchi di fare qualcosa di buono in Italia, automaticamente o ti licenziano, o ti indagano, o ti arrestano. E quindi alla fine ti fanno saltare in aria. Ecco, allora uno dice: sai cos'è? Mi faccio i cazzi miei. Ed è per questo che diventiamo il paese più omertoso del mondo. Perché non c'è soluzione, o meglio, io una soluzione ce l'avrei, ragazzi. È un po' pesantina, Però io volevo comprarmi dei cardini, sai quelle delle porte? Da mettere sulla tua moto divano? No. Sai, hai presente le cerniere delle porte? Sì. Ok, sì. Due cernierone gigantesche, le attaccherei alla Svizzera. Sì. Taglio dopo Como, no? Sì. Fai un taglio netto. Ma questo già lo diceva Bossi. Sì. Marco, mettiti in fila, lo stanno già facendo gli austriaci, quindi. No, ma loro fanno il muro, scusa. Io volevo mettere invece due belle cerniere con dei pistoni. Sì. Che praticamente buttano l'Italia sotto il livello del mare, la tengono lì a pucciare per 3 mesi. E poi la ritirano su. Ma te l'ho già detto, gli stronzi galleggiano. Cazzo. Non risolverebbe il problema. Sarebbe pieno di bagnanti, rimarrebbero tutti a galla. Non c'è soluzione, ragazzi. Ragazzi, se qua non si fa niente, facciamo tutti la triste fine di Casa Mariottide.